Buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci al nostro 57esimo appuntamento con Antonio Scialdone Sindaco. La politica del fare, la politica che fa, la politica che dà attenzione al territorio, alla comunità, ai cittadini, la politica impegnata e la politica che viene riconosciuta. Poi il resto, come dire, sono chiacchiere, sono mistificazioni, ma la mistificazione non è politica, non appartiene alla politica, non gli può appartenere. E questo è il frutto del risultato, poi, quando c'è un momento elettorale. Poi chi dice la sua, ognuno, come dire, dà una giustificazione ai diversi risultati, ma i numeri sono dati assoluti rispetto ai quali non si può prescindere. Continuiamo nel fare, continuiamo nel nostro impegno, lo facciamo ogni giorno, lo facciamo con assoluta serietà di comportamento, di azione e anche nel, come dire, nel parlare e nell'esprimerci. Come avete visto, sono iniziati i lavori per il corso, quindi il marciapiede, poi asfalteremo la strada, lo faremo anche sul marciapiede di Piazza Riccardo II. Stanno continuando i lavori di località Tutuni in maniera seria, diamo risposta al territorio. Il parco gioco lo stiamo definendo, adesso faremo anche una ricezione con delle entrate, dei cancelli di entrata che saranno temporizzati. Partiranno il primo lotto di telecamere. Il primo lotto di telecamere nel paese, le prime 5 telecamere che coordineremo con il comando di polizia locale, con la locale stazione dei carabinieri, in modo tale che avremo un sistema di video, primo sistema di videosorveglianza sul territorio, con fondi del bilancio comunale. Questa è la nostra azione politica seria, perché abbiamo bisogno di dare sicurezza al territorio, di tutelare il territorio per evitare che succedano cose e far sì che anche le forze dell'ordine, laddove ci siano furti, rapine oppure episodi particolari che possono anche vedere coinvolti i giovani, no? Si possa immediatamente intervenire e dare delle risposte e dare e garantire sicurezza al nostro territorio, alla nostra comunità, così come le telecamere al parco giochi, così come le telecamere al campo sportivo, tutte insieme in un solo sistema di controllo che attiveremo. Partiranno i lavori anche per i beni confiscati, i primi lotti di lavori con le economie, andremo a realizzare anche lì, e questa è un'idea che stiamo studiando in questi giorni, la nuova casa comunale per Vitulazio, così come rifaremo tutta la zona davanti alla pasticceria Laila, andremo a riqualificare, rifaremo le aiuole nuove, avveniristiche, puntiamo ad una Vitulazio futuristica del futuro che è pronta ad essere innovativa e dare ai giovani la sensazione di vivere in una città straordinaria e bella. Partiranno altri lotti di lavori, via Torre Tommasi, via Fermi, via Luciani, partiranno ancora gli altri lotti di lavori che riguardano prima traversa, seconda e terza di Viale Kennedy, via 54 Martiri. Vedete, ogni giorno, ogni santissimo giorno impegnati a dare risposta a Vitulazio. Oltre, settimana prossima, asfaltate via San Pietro e via Giovanni Pascoli. Più di questo, che altro dobbiamo fare? Chi vuole muovere una critica politica a questa amministrazione? Chi lo fa? Lo fa in maniera pretestuosa, mistificatoria e commette un grave errore, perché la politica si fa con la interlocuzione, col confronto, ma quello serio. E con questo vi saluto e arrivederci a domenica prossima.